Eccoci, Ronan, io pago un suo silver. In questa parte andremo sia a Smeraldopoli che a Biancavilla. Bene, entriamo qua dentro, dove sbucheremo nel bosco Smeraldo, dove si trovano dei Pikachu molto raramente. Comunque siamo repellente Max. Così non ci disturbano i Pokémon selvatici. Comunque come si dice? Bosco Smeraldo sarà simile a quello lì incontrato in Pokémon Verde Foglia e Rosso Fuoco. Non ci saranno molte differenze. Comunque noi ci muoviamo a nostro agio qui dentro, e infatti ecco l'uscita. Eccoci nel percorso 2, dove battiamo questo allenatore. Ora un Butterfree al 39 che a noi sinceramente non ci fa niente. Poi mi mette un Ariados al 37, sì, al 37. Ma anche lui non è che ci fa tanto. Potremmo scambiarci i numeri per parlare dei Pokémon con le 8. Ora mettiamo anche questo allenatore. Oh, dei forti Pokémon con l'ottero. Preparati a combatterlo. Al 40 questo addirittura. Ho sbagliato attacco. Tanto Beedrill KO. Anzi, c'era quasi andata KO. Mo ci fanno da Gold. No, grazie a Dio. Gold è ancora vivo. Poi mette Butterfree al 39. Siamo lanciafiamme e Butterfree a KO. E Gold quasi sale. Forse scambiamoci il numero di telefono. Guarda, abbiamo il numero di telefono di questo bel ragazzo. Ma anche no. Sì, ciao. Comunque, dovremmo essere arrivati a Smeraldopoli, sì, ecco, dove c'è l'ultima palestra. Anche se noi adesso non possiamo sfidarla. Comunque entriamo al centro Pokémon e curiamoci la squadra. Ecco bene, adesso andiamo qua verso Biancavilla nel percorso 1. Risiamo un repellente. E battiamo questo allenatore. Scampo Furret al 43 addirittura. Iniziamo Breccia e Furret va a KO. Ed ecco il Gold sale al 59. Mi metto un Pidgeot. Iniziamo Eruzione. Pidgeot va a KO. Bene, adesso
Andiamo qua. E attiamo questo allenatore. Tu, aspettavo il culo del tuo stampo. Bene, comunque. Metto un hub solo al 47. Che con una breccia dovrebbe andare KO, infatti va a casa. Comunque, se mette. Sì, mette una laca slow. Sempre al 47. Usiamo eruzione. E ci saluta. Mettiamo questa allenatrice. Ehi tu, vuoi lottare? Certo. Metto un Ivysaur al 47, addirittura. Usiamo un lanciafiamme. Il povero Ivysaur ci saluta. Metto uno Starmie. Qui noi affrontiamo a braccia aperte. Non gli leva un cavolo. Porca puttanella. No, non morire. No. No. Vabbè, ho capito, bisogna che cambio volo. Mettiamo Anfi. Ora così idropulsare ci rimane inculato. Usiamo un fulmine. E starmi a capo. Continuiamo il nostro cammino verso Biancavilla. Ed eccoci proprio arrivati a Biancavilla. Bene, se entriamo qua, c'è la mamma di Rosso. Rosso è fuori da parecchio tempo. Non ha neppure telefonato, perciò non ho idea di dove sia. Cosa stia facendo? Come si suol dire? Nessuna buona nuova buona notizia. Buona nuova, vabbè. Non si è capito niente. Questa è la casa di Rosso e questa quella di Blu. E qui c'è il laboratorio del professor Oak. Andiamo a parlarci. Massimo, è lodevole che tu abbia fatto tutta questa strada per venire nella regione di Kanto. Che ne pensi degli allenatori qui? Niente male, vero? Bene, vedo che collezioni le medaglie di Kanto. Immagino non sia facile, ma sarà un'esperienza che ti farà crescere come allenatore. Torna quando le avrai tutte, ti daranno un bel regalo. Continua così, Simo. Allora, come va il tuo Pokédex? Finora ho trovato 172 Pokémon e ne catturai 22. Stai facendo progressi, ma devi fare ancora molta strada. Mi mostrerai il tuo Pokédex la prossima volta. Bene, adesso io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte. Ciao!